Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come ammissione incredibile in diretta da parte di una nota GFina, Alfonso Signorini chiamato a prendere un provvedimento. Durante l'ultima puntata andata in onda del Grande Fratello VIP, il conduttore ha affrontato alcuni temi particolarmente caldi. Tra questi anche la vita sentimentale di Antonella Fiordelisi che in settimana si è lasciata andare ad una incredibile ammissione. La modella ha rivelato di aver ricevuto un messaggio su Instagram da Francesco Totti nel mese di agosto. In diretta ha poi raccontato di non ricordare il contenuto e soprattutto se si è trattato di un messaggio diretto o di un commento alla storia. Messa alle strette dal conduttore, la Fiordelisi ha ammesso di essersi scambiata dei messaggi anche con un altro noto calciatore. Proprio a questo misterioso sportivo avrebbe anche raccontato del GF VIP violando però così il contratto. Ma vediamo come sono andate le cose. Alfonso Signorini, Antonella Fiordelisi adesso rischia grosso, ammissione in diretta. Convocata nella Mystery della casa, la Fiordelisi ha parlato non solo del caso Francesco Totti ma è tornata anche sui messaggi bollenti scambiati in passato con l'ormai ex bomber del Napoli, Gonzalo Higuaín. I due però sembrerebbero non essere i soli calciatori con cui la modella ha avuto dei contatti. In diretta ha infatti raccontato di aver scambiato dei messaggi con un calciatore il cui cognome inizia con la Z e che fa parte della rosa della Roma. I più attenti hanno subito fatto una clamorosa ipotesi, ovvero quella che porta all'attaccante giallorosso Nicolò Zaniolo, noto ex anche di Chiara Nasti. Secondo il racconto della Fiordelisi, tra i due la conoscenza si sarebbe però bruscamente interrotta a causa della decisione del calciatore di non presentarsi all'appuntamento. Il motivo? Secondo la modella la causa è dovuta alla sua scelta di rivelare a Zaniolo del suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole o quasi. Il giornalista Davide Maggio sui social ha infatti fatto notare, la notizia è che Antonella ha violato la clausola di riservatezza dicendo che avrebbe fatto il GF VIP. Una violazione del regolamento e del contratto quindi precedenti all'ingresso nella casa più spiata d'Italia. Non è ancora chiaro cosa potrebbe scatenare adesso questa rivelazione e se la concorrente potrebbe finire al centro di un pericolosissimo provvedimento o coinvolta in una vera e propria battaglia legale. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.